Salve a tutti, sono Laura Antichi, vi voglio parlare di Quick Rubric, raggiungibile dal sito quickrubric.com. Dovete registrarvi, io sono già registrata e quindi sono nella dashboard dell'applicazione. Questa applicazione serve per creare velocemente delle rubriche valutative che possono essere salvate e stampate. Andiamo in Create Rubric. Qui l'interfaccia è molto semplice della rubrica e andiamo soltanto a inserire gli elementi indispensabili. Innanzitutto il title. Voglio come compito che i miei studenti realizzino una ricerca web sulla colonna storia della colonna infame di Manzoni. Quindi il titolo della rubrica sarà Storia della colonna infame. Così mi servirà per identificare questo tipo di rubrica. Poi do le indicazioni e le istruzioni e chiederò agli studenti ricerca risorse web sulla storia della colonna infame di Manzoni. Punto. Incolla i risultati ottenuti in un Padlet, che condividerai con la classe. Punto. Perché creare una rubrica? In questo modo, se io l'aggiungo ad un compito, creo una situazione di aiuto e di orientamento rispetto a quello che vado a richiedere agli studenti. Poi aggiungo, come potete vedere, qui gli indicatori, posso sostituirli, posso aggiungere anche un'altra colonna, perché a me interessa averne quattro, e vedete che subito me ne ha aggiunto un'altra. Scrivo avanzato, vediamo se lo fa scrivere. Questo è il livello avanzato, poi a questo sarà il livello intermedio.
questo il livello base. E questo il livello iniziale. Quindi ho definito i livelli, accetto il max score di 100 e il minimo score di 50, potrei anche variarlo. E mi sta bene, accetto anche i punti che vengono dati in automatico. Vado a compilare ora i criteri. Quindi ha indicato i criteri, utilizza ed organizza le risorse web, gestisce le informazioni in senso critico, usa dispositivi tecnici, produce contenuti e condivide, gestione del tempo. Ora devo compilare la parte che riguarda i descrittori dei livelli raggiunti dallo studente. Ho anche compilato i descrittori per ciascun livello, aggiungendo pure una riga. Vado in 6 rubriche. Ok, ora posso copiare la rubrica. Posso vedere la rubrica e posso delete rubric o posso salvare la rubrica. Sì, l'ho già salvata, quindi posso andarla a vedere. Intanto la copio. La copio e la vado a vedere. Quindi questa è la rubrica veloce che sono riuscita a creare e che allegherò al compito assegnato ai miei studenti. Ciao a tutti! Volevo aggiungere un'avvertenza rispetto a Quick Rubric, dal momento che non dà la possibilità di salvarla sul proprio PC, molto semplicemente noi possiamo copiare la rubrica col tasto destro copia, apriamo un file Word. Documento vuoto e andiamo a incollare la nostra rubrica. Naturalmente dovremo selezionarla col tasto destro adatta alla pagina. Come vedete me l'ha incollata perfettamente e poi vado a eliminare la parte sottostante che mi dà noia e quindi faccio un cancio. E come vedete ho avuto la possibilità di averla e di salvarla andando in file sul mio computer e di utilizzarla anche modificandola. Arrivederci.